comitato comando nato sul sul comitato democrazia costituzionale nato a Como, sul modello di quello nazionale che si è costituito qualche settimana fa. Grazie signore, lì ci sono io. E che poi appunto nelle varie province italiane, non in tutte, si è duplicato e radicato. Le sigle che hanno aderito a questo nostro comitato democrazia costituzionale, che nasce un po' sulla scia della vecchia associazione nata in occasione del referendum del 2006, referendum costituzionale che bocciò quella riforma, quel comitato allora presieduto da Oscar Luigi Scalfaro, poi da Alessandro Pace in difesa della Costituzione, ha proseguito la sua attività in questi anni e ora, in occasione di questa tornata di riforme, si è ovviamente rivitalizzato. Nella nostra provincia da qualche settimana, soprattutto però con un'attenzione al capoluogo, alla città capoluogo, cioè Como, nella nostra provincia hanno con spirito di militanza, devo dire notevole, e con forze misurate e ridotte, dato vita una numerosissima, poi ve lo dirà Paolo molto meglio di me, sequenza di banchetti, i mitici gazebo, perché stiamo raccogliendo in una prima fase le firme di abrogazione di due importanti passi della legge elettorale detta Italicum, quindi due firme, perché due sono i quesiti referendari abrogativi di questa legge. E poi successivamente, da qualche settimana, stiamo raccogliendo una terza firma, firma importantissima, per il no, in questo caso, al referendum previsto dalla Costituzione e che si svolgerà in autunno sulla riforma approvata. Quella riforma che per sintesi, per vulgata, si chiama la riforma del Senato, in realtà è una riforma che ha molteplici aspetti, ma non ci sarebbe voluto un indovino per immaginare quali ripercussioni politiche, mediatiche, io direi addirittura nel costume nazionale, si sarebbero verificate, e anche nelle relazioni umane addirittura. Nel momento in cui il Premier Renzi ha caricato questo referendum di autunno di una valenza politica epocale, o con me o contro di me, dopo di me il diluvio, qualcosa di questo tipo, che chiama appunto a una scelta di carattere più emotivo, più, qualcuno dice, plebiscitario, che non meditato e ragionato. Perché una cosa che io voglio rivendicare da subito, il diritto di dire che questa riforma è brutta, che non mi piace, che ha in sé tanti elementi che io non condivido, senza per questo essere tacciato di tutto quello che è possibile oggi leggere sui social, di passatismo, oscurantismo, poi c'è tutta la terminologia renziana, gufo, disfattista. Rivendicare il diritto di discutere nel merito una riforma che personalmente, ma personalmente nel mio caso, ma voglio dire che condivido con altri questo giudizio, non piace, è una riforma che ha tanti aspetti negativi sulla quale ci piace meditare con serenità, con equilibrio e con la possibilità di dialogare. Dicevo addirittura nel costume, perché due termometri della pancia del paese, uno appunto i social network frequentatissimi in questo periodo, che si sono via via in qualche modo nei giudizi radicalizzati, inaspriti, si sono un po' avviliti su slogan grossolani, anche qui poi
recuperare il senso, il merito delle questioni non è facile. E poi per le strade, noi l'abbiamo in questo periodo fatto tanta esperienza per le strade, in mezzo alla gente, la cosiddetta gente comune. Se c'era bisogno abbiamo riconfermato quello che sapevamo, cioè il stacco oceanico tra le questioni che noi poniamo in questo momento è il vissuto della gente comune. L'ha proprio detto, l'ultimissima delle aspettative, delle richieste, dei desideri, delle aspirazioni, ma proprio l'ultimissima di moltissima gente comune è quella di intervenire. Senato sì, Senato no, bicameralismo perfetto, la sensazione di essere su un altro pianeta è plateale, perché dietro c'è questa lunga, ormai annosa deriva di deterioramento dei rapporti fra il cittadino e la politica e le istituzioni. Quindi noi andiamo a cadere in un momento in cui probabilmente i buoi sono già strascappati, e quindi il recupero di questo senso civile è un'operazione immane, per cui ci tocca anche subire improperi, ci tocca anche subire, ma forse più fastidioso che l'improperio e la volgarità è appunto quello che dicevo prima, lo sdegnoso rifiuto di chi invece ha capito tutto, sa che questa riforma è la riforma come dire epocale del paese, che si è rimesso in marcia, e quindi cosa proponi tu? Proponi di rinculare nel passato, e quindi ci becchiamo anche questo genere di... Comunque, la strada è una grande, si dice che è una grande maestra di vita. Devo, ho perso troppo tempo, devo ringraziare i valorosissimi e pochi purtroppo certificatori che nei banchetti sono o consiglieri comunali o provinciali o... dire persone deputate a farlo dalle norme, che certificano il deposito delle firme. Noi stiamo facendo le cose in maniera legalissima, cioè noi non raccogliamo firme se non alla presenza di un certificatore autorizzato. E quindi i vari Nessi, Grossi, Cotta, Benedetti, Patrignani, un grazie, beh, si sono prodigati a non finire su questo terreno. Ma poi ci sono tutti i militanti dei banchetti, e cito solo, forse per guadagnare tempo non li cito, ma insomma sono veramente persone che si stanno impegnando con anima e cuore. E poi voglio citare però assolutamente la tempesta mediatica che l'amico Giampaolo Rosso, non lo vedo più in questo momento, è lì davanti, eccolo qui, con la sua agenzia di informazioni e coinformazioni ha messo in campo e che ci ha dato una grossa mano. Noi abbiamo, forse sta circolando, redatto una cartolina sul cui retro c'è un appello accorato alla militanza. Voi in questa cartolina, che peraltro ricorda l'evento di stasera, ecco, dietro dice, siccome abbiamo bisogno di stringere, finisce questa campagna, questa campagna di raccolte finisce per l'Italicum a metà giugno, quindi abbiamo ancora pochissimi weekend, che sono le date utili, e qualche giorno infrasettimanale. Quindi cosa vuol dire militanza in questo caso? Appoggiare da qui a metà giugno i banchetti, che per lo più purtroppo facciamo solo in città, ma che bisognerebbe riuscire a fare in tutte le località della provincia, almeno in quelle più significative. E poi quindi dietro nella cartolina c'è un appello accorato. Siccome stasera è un'occasione democratica importante, e quindi stiamo da un lato raccogliendo anche stasera le firme laggiù in fondo, quindi vi prego, se qualcuno vuole depositare la propria firma prima di andare via, ma anche c'è una petizione sta circolando, appunto occasione democratica, sull'acqua, che tra l'altro è stata oggetto di un referendum vittorioso dopo tantissimi anni in cui l'istituto referendario, però purtroppo l'esito non è felicissimo. E
L'ultima cosa, davvero cedo la parola al professor D'Elia, che ringraziamo perché non è la prima volta che ci assiste in questo percorso così complicato, poi con anche tante tecnicalità anche giuridiche, insomma, voglio dire, non è una cosa, ma non solo ci assiste, ma è destinato a proseguire l'assistenza di questo nostro percorso. Allora, voglio solo dirvi che appunto nella Vulgata questa riforma, per sintesi, viene detta la riforma del Senato. Allora, l'articolo vigente della Costituzione attuale, che è ancora vigente finché è in pendenza il referendum, diciamo, nella sezione 2 la attuale Costituzione, nella sezione 2 che è dedicata alla formazione delle leggi, all'articolo 70, fatto di 7-8 parole, recita così: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo è l'articolo 70 della Costituzione vigente. Adesso mi dovete lasciare 2 minuti senza commento, perché io devo leggere l'articolo 70 di questo testo approvato, che entrerà in vigore se il referendum dirà sì. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee, per quella che determina i casi di... Mi rendo conto che non posso andare avanti. Comunque l'articolo 70 della nuova Costituzione è assolutamente illeggibile, assolutamente illeggibile. E questo mi dà lo spunto per dire che negli ultimi mesi della Costituente, nel 1947, figuratevi, per intercessione di Togliatti, che non era più guardasigilli in quel momento, Umberto Terracini concesse 15 giorni di pausa ai lavori della Costituente per demandare a una supervisione linguistica di gusto, di eleganza, di espressione, di limpidezza il testo allora concepito. E sapete chi ebbe questo onore, questo incarico? Il latinista costituente Concetto Marchesi. Quindi si fermarono i lavori della Costituente per 2 settimane, fu prevista una revisione stilistica, linguistica, di gusto, di eleganza. Ecco perché la nostra Costituzione, quella vigente, viene citata da tutti per essere un testo cristallino. Scusate, questo volevo dirvi e questo vi ho detto. Un po' per deformazione professionale, cedo la parola al professor D'Elia. Grazie. Senz'altro anch'io, io condivido il discorso che ha fatto prima il professor Saladino con riguardo al diritto di poter esprimere un'opinione politica con riguardo a un disegno di legge che è necessariamente un atto politico, ma reclamo altresì il diritto di poter esprimere anche una valutazione tecnica e non politica senza con ciò dover essere tacciato di militanza nei confronti di una parte piuttosto che dell'altra. E per appunto evitare il rischio che un'opinione critica possa sembrare un'opinione politica, mi sembra comodo ad al fine ricordare come questo disegno di legge costituzionale, che appunto, come è stato ricordato, diventerà legge costituzionale di revisione della Costituzione soltanto qualora
venisse confermato dal referendum. Questo disegno di legge costituzionale in realtà è in buona parte diverso da quello che è stato inizialmente presentato dal governo. Quindi esprimere opinioni riguardo a questo testo non significa esprimere opinioni necessariamente su una parte piuttosto che un'altra. Ad esempio, noi ci occuperemo in particolare, vorrò parlarvi del Senato, perché ovviamente è l'argomento centrale, ma la composizione del Senato rispetto al progetto iniziale, poi vedremo poi, avremo occasione di vedere meglio, è cambiata in modo significativo. Quindi noi del resto siamo chiamati come elettori a votare il disegno di legge costituzionale così come è stato approvato dal Parlamento in seconda deliberazione. Se poi questo disegno di legge costituzionale provenga o meno da una parte o dall'altra, a noi non ci deve interessare, a noi ci deve interessare soltanto conoscerlo, capirlo e poi esprimere una valutazione politica attraverso il voto. Che sia di destra, di sinistra, di centro è irrilevante, soprattutto quando si ha a che fare con la Costituzione. Ecco, questo è il momento nel quale bisogna cessare di essere partigiani. Perché? Perché siamo di fronte a un testo destinato a incidere in modo significativo sulla vita politica e sociale del Paese. Ma detto questo, e quindi rivendicato il diritto a esprimere opinioni tecniche, non posso non ricordare quello che diceva di recente Zagrebeschi. Nessuna questione costituzionale, leggo due passi scritti da lui, da Gustavo Zagrebeschi, nessuna questione costituzionale è mai solo tecnica, ma sempre politica. E quindi questa è una maggiore difficoltà, ovviamente, per chi voglia leggere e commentare insieme a voi, come sto facendo, come faccio io oggi, un testo che è innanzitutto un atto legislativo, ma è un atto legislativo che riforma la Costituzione, e toccare la Costituzione significa toccare evidentemente dal vivo questioni politiche. Perché? Perché, come dice sempre Zagrebeschi in modo efficace e chiaro, perché la posta in gioco è la concezione della vita politica e sociale che la Costituzione prefigura e promette. Questo è il punto centrale. Noi non discutiamo oggi, vorrei dire, di un qualunque disegnetto di legge. Noi oggi dobbiamo capire alcuni passaggi fondamentali, ovviamente non li possiamo analizzare tutti, ma per due ragioni, perché diventerei anche un noioso impressionante nel farlo, quindi scelgo alcune questioni ritenute dal mio punto di vista più importanti. Noi analizzeremo un testo per cercare di conoscerlo, poi dopo che l'avremo conosciuto ognuno legittimamente si farà la sua opinione politica e voterà secondo quella che è la sua idea politica, senza che ciò possa far tacciare chi evidenzia un aspetto critico di essere da una parte o dall'altra. Il problema, tra l'altro lo diceva prima Saladino, diceva, ma questo testo viene sintetizzato come riforma del Senato, e anche una riforma del Senato, però non è solo una riforma del Senato, qualche passaggio lo vedremo. E questo però pone un problema che qualche costituzionalista autorevole come Onida e come lo stesso e come anche Sorrentino hanno posto in evidenza anche di recente. Noi abbiamo una scarsa esperienza a proposito dei referendum costituzionali, questo è il terzo referendum costituzionale, invece abbiamo una certa maturità con riguardo ai referendum abrogativi. Ora non starò qua a spiegare la differenza, però in realtà essi hanno la conseguenza in ordine agli effetti, la sappiamo bene, uno abroga, invece qui siamo chiamati ad approvare una legge. Ma la struttura è la medesima, ci viene somministrato un quesito sì no molto secco. È soltanto che se la domanda è come nei referendum abrogativi una certa omogenea su una determinata materia, la risposta sì no può essere ed è senz'altro comprensibile. Quando invece ci viene posto un quesito referendario che ha ad oggetto una legge costituzionale che tocca diverse parti della Costituzione, noi siamo portati a dire sì o no nel suo complesso eterogeneo di questioni che si affronta. Faccio un esempio per chiarirmi.
Io sono senz'altro d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari. In effetti il disegno di legge costituzionale, questo disegno di legge costituzionale riduce in modo significativo il numero dei senatori. Però posso non essere d'accordo, solo per fare un esempio, sul modo di elezione di quei 95 più 5 che rimangono. Eppure sono tenuto comunque ad accettare un disegno di legge che fa tutte e due le cose contemporaneamente, quindi sono tenuto a dire sì o no ad entrambe. Questo disegno di legge, ad esempio, incide anche sul regionalismo, riducendone la portata rispetto al disegno di legge costituzionale del 2001. Quindi anche in questo caso l'elettore è chiamato a dire sì o no rispetto a una molteplicità di questioni costituzionali. E qualche costituzionalista si è lamentato in proposito, si è lamentato nel senso, non certo che si possa frammentare un referendum costituzionale in più parti, ma chiedendo al legislatore costituzionale di approvare diversi testi di legge costituzionale su materie omogenee per consentire all'elettore di esprimere un voto consapevole, non coartato. Perché se io devo approvare un disegno di legge votando sì o no e devo accettare anche parti che non mi piacciono del testo, in realtà la mia non è più un voto libero, la mia volontà è in parte coartata. Ad aggravare ulteriormente la situazione, che viene spesso dimenticata, ma forse non sarebbe il caso di dimenticarlo, Zagrebeschi non lo dimentica affatto, è che il Parlamento che ha approvato questo disegno di legge costituzionale è un Parlamento con una legittimazione democratica senz'altro discutibile. Da un punto di vista politico, secondo me era del tutto inopportuno che questo Parlamento si avventurasse addirittura nell'approvazione di una legge costituzionale. Non ci possiamo dimenticare che un Parlamento eletto sulla base di una legge che è stata dichiarata incostituzionale proprio perché violava il rapporto democratico, la rappresentanza politica. È vero che poi sappiamo bene tutti la Corte Costituzionale, il Parlamento lo ha salvato, ma era inevitabile che lo salvasse perché altrimenti il sistema andava nel suo complesso in crisi, tenuto conto che quei giudici costituzionali che hanno salvato il Parlamento erano stati eletti dallo stesso Parlamento che è eletto con una legge incostituzionale e quindi era inevitabile che salvasse il Parlamento. Ma rimane il fatto, rimane il dato obiettivo che è un Parlamento che approva una legge costituzionale con una legittimazione democratica diminuita rispetto alla pienezza dei poteri che avrebbe un Parlamento eletto con un sistema costituzionale, con un sistema elettorale non incostituzionale. È vero che noi saremo poi chiamati a votare e a decidere definitivamente, e questo potrebbe recuperare quel deficit di democraticità iniziale nella formazione di questa legge. Entriamo nel merito della riforma. L'argomento principale è senz'altro il cosiddetto bicameralismo differenziato. Noi in questo momento abbiamo un bicameralismo perfetto, ovviamente quasi perfetto, la perfezione non può essere totale. Abbiamo qualche differenza tra le due Camere, nel numero dei parlamentari, nell'età per eleggerli e per essere eletti, e anche la circostanza che non va mai trascurata che i senatori sono eletti a base regionale. Però è sostanzialmente un bicameralismo perfetto, anche nella struttura, ma senz'altro nella funzione. Invece questo disegno di legge propone un diverso modello di Parlamento, cioè propone un Parlamento con due Camere che hanno struttura affatto diversa e che conseguentemente adempiono a funzioni diverse, anche se non in modo radicale, e questo già potrebbe essere un problema. Vediamo in particolare come è composto il Senato, che è lui oggetto della riforma. Allora,
faccio un passo indietro, bicameralismo differenziato, svolgono, hanno una struttura diversa secondo il disegno di legge, hanno una struttura diversa, hanno funzioni diverse, benché non totalmente, è stato prima letto una parte dell'articolo 70 che ricorda che comunque una partecipazione piena del Senato ci sarà a proposito della formazione di alcune leggi, ma la differenza radicale dal punto di vista funzionale è la fiducia. In sostanza questo modello di Parlamento di bicameralismo differenziato vuole che ci sia una sola Camera politica, la Camera dei Deputati. Per il resto, almeno da questo punto di vista, la forma di governo non viene toccata dalla riforma costituzionale, non viene toccata per la semplice ragione che è già stata toccata dall'Italicum, sul quale qualche considerazione finale la tratteremo. L'esistenza, l'introduzione di un bicameralismo differenziato non è affatto un problema per il costituzionalismo, anzi si registra un certo favore per il bicameralismo differenziato, che vuole, cioè la seconda Camera, di regola appunto il Senato, rappresentativo di istanze diverse rispetto a quelle che sono proprie della Camera rappresentativa per eccellenza, cioè la prima Camera che rappresenta la nazione. Di per sé questo modello differenziato non crea alcun problema, bisogna però andare poi dopo nel dettaglio a verificare il modo con il quale questo bicameralismo differenziato viene realizzato e soprattutto la coerenza del modello, la coerenza tra la sua struttura e la sua funzione. Quindi noi adesso vedremo come viene strutturato il Senato da questo disegno di legge costituzionale e quali funzioni è chiamato a svolgere. Questo Senato viene, secondo il disegno di legge costituzionale, sarà composto da 95 senatori, come viene detto dall'articolo 57, rappresentativi delle istituzioni territoriali. Poi vedremo che di fatto sarà una rappresentanza soltanto delle regioni e una piccolissima, minuta, quasi insignificante rappresentanza dei comuni. E più 5 senatori a vita che adesso non ci interessano. Vediamo però come vengono eletti i 95 senatori appunto elettivi. Vengono eletti, secondo il disegno di legge costituzionale, vengono eletti dai consigli regionali e dai consigli provinciali di Trento e Bolzano, secondo un metodo che viene dichiarato di tipo proporzionale. Però poi viene previsto che ciascuna regione e ciascuna provincia di Trento e Bolzano non possa avere meno di 2 senatori e che la ripartizione dei seggi, metto tutti gli ingredienti per poi analizzarli insieme, che la ripartizione dei seggi avviene sulla base della in proporzione alla consistenza demografica della regione. Il problema è che questa idea in realtà ha qualche difetto di concreta applicazione. Perché ha qualche difetto? Noi abbiamo 95 senatori, di cui 2 per regione, compresa provincia di Trento e di Bolzano, quindi 44 senatori sono assegnati d'ufficio, diciamo, a ciascun ente, 20 regioni più 2 province. Si può discutere, qualcuno discute sul Trentino Alto Adige, se lui ne porta 2 o 3 ai 2 di ciascuna provincia, comunque dovrebbe essere sì, il Trentino Alto Adige ne porta 2, più le sue province ne portano 2 ciascuno, quindi il Trentino Alto Adige ne avrebbe 6, quasi quanto la regione Lombardia, anzi probabilmente uguale alla regione Lombardia, no? E per forza, perché il resto è ripartito in base alla proporzione della loro popolazione delle regioni. Quindi noi abbiamo in sostanza 95 meno 44, grosso modo abbiamo 51 senatori da distribuire in proporzione alle regioni, alla dimensione demografica delle regioni. Questa ripartizione in proporzione alla popolazione in realtà è molto difficile da realizzare nella sua pienezza. Perché? Perché alcune regioni, le minori, le più piccole, rimarranno a 2, come la Val d'Aosta ovviamente, che già 2 è tanto in realtà,
visto la sua consistenza demografica. Alcune regioni come la Lombardia immagino, si immagina, perché poi bisognerebbe fare i calcoli, si immagina che ne abbiano, possa averne intorno a 6-7 senatori. È evidente che il principio della proporzione in realtà non è in effetti realizzabile come viene indicato dal disegno, o meglio, è realizzabile soltanto in parte. Ma l'aspetto che è ancora più marcato è che la legge costituzionale dice che i senatori saranno eletti con metodo proporzionale, ma ciò è praticamente impossibile. Sicuramente sarà impossibile per una decina di regioni, ma forse anche per più di 10 regioni sarà impossibile, perché se i senatori rimangono due, com'è possibile fare la distribuzione? Com'è possibile eleggerli con il metodo proporzionale? Il metodo proporzionale richiede per forza un numero di seggi adeguato per poter aversi la proporzione. Se sono solo due, o vanno tutti e due alla maggioranza, o al massimo vanno uno alla maggioranza e uno al più grosso partito di minoranza all'interno del Consiglio regionale, il che non è proporzionale. In entrambi i casi non è proporzionale. Quindi noi sappiamo, nonostante la dichiarazione di principio, che nella maggior parte delle regioni il metodo proporzionale non potrà essere rispettato. E questo è già qualcosa di strano, perché la Costituzione dichiara che il metodo deve essere proporzionale, ma il metodo non potrà essere proporzionale. Tra l'altro, l'articolo 39 della legge costituzionale, in prima battuta, in via transitoria, ci indica anche il metodo con il quale saranno eletti. Il metodo ci può anche stare, salvo la presenza della lista bloccata, che per quanto riguarda... Non la apprezzo più di tanto la lista bloccata, perché toglie, a mio avviso, gran parte del significato del voto, del diritto di voto. Ci racconta un sistema elettorale proporzionale, effettivamente mantiene fede alle premesse viste prima, però, ripeto, questo sistema elettorale di tipo proporzionale potrà funzionare al più con le regioni di più grosse dimensioni, per le quali si potranno avere 5-6 senatori. Tutte le altre regioni non potranno essere, non potranno mandare senatori eletti con il metodo proporzionale. Per quanto riguarda le funzioni, questo Senato, come dicevo prima, cambiando la struttura, coerentemente non può più conservare le funzioni che aveva in precedenza, e in particolare con riguardo alla formazione delle leggi che abbiamo visto prima. L'articolo 70 in effetti si complica notevolmente, anzi qualcuno ha detto che forse si complica anche troppo, potendo anche dare darsi la possibilità di vizi nel procedimento di formazione, il cui esito peraltro in questo momento è anche incerto, cioè come gestire i vizi del procedimento di formazione della legge in relazione a questa partecipazione del Senato. Quindi rischi enormi di conflittualità. Certo. Adesso vediamo, c'è un tentativo nella Costituzione di trovare una forma di collegamento nel rapporto tra le due Camere ai fini della formazione della legge. Comunque, fino ad oggi abbiamo il sistema, come è stato giustamente ricordato prima, abbiamo un sistema di cameralismo perfetto, per cui le leggi vengono approvate necessariamente nell'identico testo da entrambi i rami del Parlamento. Invece il nuovo modello di formazione della legge prevede una prima lista di materie in cui permane il bicameralismo perfetto nella formazione della legge in queste materie. Ciò che però non è piaciuto molto. Perché non piace molto? Perché nel momento in cui io cambio la tipologia di la struttura del Senato, rendendolo
non più rappresentativo della nazione, mi domando perché alcune materie permangono di competenza legislativa ancora del Senato. In teoria il Senato dovrebbe cambiare molto anche dal punto di vista funzionale. Un tentativo di cambiare il volto c'è, ma rimangono competenze legislative bicamerali, e quindi rimane una competenza legislativa significativa del Senato in queste materie. Poi per il resto abbiamo che il Senato partecipa senz'altro alla formazione di ogni altra legge diversa da quella elencata nel comma 1 dell'articolo 70. Si tratta di una partecipazione in alcuni casi rinforzata, in alcune materie rinforzate, ma di regola retta secondo questo che dovrebbe diventare il comma 3 dell'articolo 70, per cui il Senato chiede, in sostanza, tutte le volte che la Camera dei Deputati abbia approvato una legge, chiede di dichiara, anzi entro 10 giorni, di voler esaminare il disegno di legge approvato dalla Camera. Ma al più cosa potrà fare? Potrà fare proposte alla Camera di modifica del testo approvato dalla Camera. Peraltro la Camera poi può rigettare. Che la Camera può tranquillamente rigettare, soltanto in un caso sono previste delle maggioranze, ma sono delle maggioranze poco significative, perché noi dobbiamo pensare a questo sistema retto dalla legge Italicum, che prevede un premio di maggioranza, e quindi dire che la maggioranza della Camera possa superare il voto del Senato equivale a dire nulla, grosso modo, perché se il sistema elettorale è un sistema con premio di maggioranza, alla fine vuol dire che il partito di maggioranza può opporsi alle decisioni del Senato. Ma non solo questo, il problema di coerenza del modello è che noi abbiamo un Senato rappresentativo di, non proprio delle regioni, ma di una parte delle regioni, perché possono essere eletti senatori i consiglieri delle regioni e un sindaco per ogni regione. Per questo dicevo prima, noi avremo poi 22 sindaci massimo, 22, come al solito c'è il problema di calcolare il Trentino Alto Adige, se la regione Trentino Alto Adige viene inclusa nel ragionamento, allora sono 22, quindi 22 su 8.000 sindaci, c'è una rappresentanza degli enti locali piuttosto modesta. Ma in ogni caso noi abbiamo un Senato che ha una rappresentanza non nazionale, perché è una rappresentanza di alcuni aspetti regionali, la quale però conserva alcune funzioni che sono tipiche della Camera, di una Camera politica dotata di una rappresentanza di tipo nazionale. Non solo la formazione della legge, ma all'articolo 83 troviamo ancora l'elezione del Presidente della Repubblica, e l'elezione del Presidente della Repubblica ad opera anche del Senato, con quella rappresentanza democratica senz'altro ridotta che ha, può suscitare qualche perplessità, e poi l'elezione anche dei giudici costituzionali, perché il Senato conserverà non più il Parlamento in seduto comune, si dividono i giudici costituzionali tra le due Camere, ma questa partecipazione del Senato con una democraticità ridottissima rispetto a quella della Camera dei Deputati lascia perplessi, perché queste sono competenze tipiche che andrebbero assegnate a una Camera dotata della pienezza della rappresentanza politica. Come vi ho accennato prima, se il Senato diventa, in sostanza, al di là del nome che rimane invariato, ma diventa un Senato delle regioni, il regionalismo però riceve un colpo. Questo dipende da una valutazione politica, se piace o non piace, ovviamente. Io constato semplicemente un elemento obiettivo, che lo troviamo nell'articolo 117, e lo possiamo percepire semplicemente dal punto di vista grafico. Non abbiamo bisogno di leggere il 117, che è uno degli articoli più lunghi e noiosi della Costituzione.
Noi leggiamo l'articolo 117, a sinistra c'è la colonna vigente, tuttora vigente, a destra c'è la colonna che sarebbe, che entrerebbe in vigore se la riforma costituzionale venisse approvata. Allora noi vediamo qua al comma 2 che c'è la disciplina della legislazione esclusiva statale, cioè le materie che sono di competenza esclusiva dello Stato, sulle quali le regioni non possono legiferare. Noi spogliando semplicemente la colonna di destra, il meretto sono le modifiche introdotte dalla riforma costituzionale, ci accorgiamo come sicuramente c'è stato un ampliamento delle competenze legislative esclusive statali, evidentemente a detrimento di quelle regionali. Ora, ciò piaccia o non piaccia è, dal mio punto di vista, irrilevante. A me basta osservare come questa riforma costituzionale comporta un passo indietro rispetto alla riforma costituzionale del 2001. Poi si può convenire o non convenire su questa decisione. Quindi abbiamo una rappresentanza del Senato, un Senato rappresentativo delle regioni, e quindi le regioni gli vengono valorizzate, ma contemporaneamente dall'altra parte le regioni subiscono una riduzione delle loro competenze legislative. Qualcuno che ha studiato nel dettaglio i lemmi, le parole utilizzate, vedete qua ci sono addirittura delle lettere che vengono aggiunte, e quindi le materie che vengono sottratte alla regione e assegnate in esclusiva allo Stato sono parecchie. Qualcuno aggiunge anche che questo elenco non risolve nemmeno i problemi di conflittualità. Tra l'altro anche la riforma del 2001, la riforma del titolo, nota come riforma del titolo V, ha prodotto una grande conflittualità, e la conflittualità Stato-Regioni tra l'altro ha un costo. Io vorrei metterla anche su questo piano, bisogna fare attenzione a fare le riforme quando esse possono determinare conflitti. Questo vale sempre, quando si scrive una legge bisognerebbe scriverla il più chiaro possibile per ridurre la possibilità di conflitti, perché i conflitti, i contrasti poi hanno un costo. E questo stato sociale, in avvocati. No, non solo in avvocati, proprio i costi anche del sistema giudiziario nel suo complesso, cioè la macchina della giustizia ha un costo, soltanto che non è un costo visibile, non ce ne accorgiamo, non è come il farmaco, il ticket del farmaco che lo percepiamo, ha un costo occulto ma un costo ingente lo stesso. E quindi quando si fanno le riforme, se si facessero con la maggior chiarezza possibile, in modo da evitare i conflitti, non solo ci sarebbe un miglioramento della pace sociale che male non fa, ma ci sarebbe anche un minor costo dell'apparato statale che poi deve rispondere a questa domanda di giustizia. Molti lamentano invece come questa elencazione non sia, oltre a sottrarre alle regioni competenze legislative che prima le appartenevano in via residuale o in via concorrente, come il modello di adesso, in più avrebbe anche questo problema di non essere poi nemmeno tanto chiara, e quindi potrebbe alimentare un'ulteriore conflittualità. Ma l'aspetto che a me in realtà finale mi interessava di più, perché volgo al fine, in quanto l'accordo è di parlare il meno possibile per aumentare la possibilità di un dibattito, E questo articolo, che in realtà non è stato valorizzato molto, capisco la ragione, perché in realtà è interessante, l'iniziativa legislativa. Anche l'iniziativa legislativa subisce delle modifiche apparentemente positive. Il Senato della Repubblica infatti avrà la competenza di proporre le leggi alla Camera, ovviamente quando? Nelle materie che non sono di competenza del Senato, perché nelle materie di competenza anche del Senato farà le leggi direttamente. Quindi in tutte le altre materie che non sono di competenza delle due Camere, il Senato può proporre, presentare un disegno di legge alla Camera dei Deputati. Notiamo come la Costituzione si preoccupa anche di stabilire un termine entro cui la Camera dei Deputati deve prendere in esame e decidere del disegno di legge proposto dal Senato, 6 mesi. Questo meccanismo lo incontriamo anche a proposito del cosiddetto voto a data certa. Il governo, anche lui, può non solo ovviamente presentare disegni di legge come fa normalmente tuttora,
ma può anche dichiararli essenziali per l'attuazione del programma di governo. Questa in realtà è di per sé un'innovazione positiva, senz'altro positiva, perché serve per consentire al governo di governare e quindi avere un canale prioritario per i disegni di legge che lui ritenga fondamentali per il suo programma politico. Però io vorrei attrarre la vostra attenzione su altri elementi. In questo caso, quando il governo a segnalare l'essenzialità per il proprio programma, la Camera deve decidere entro 70 giorni prorogabili al massimo di altri 15, anche se poi francamente le conseguenze del mancato rispetto di questo termine non mi sono chiare, probabilmente un nulla di fatto, perché non è certo si può sanzionare la Camera dei Deputati perché non abbia rispettato un termine, quale dovrebbe mai essere la sanzione? Certo non l'approvazione della legge secondo i propositi del governo, quello sicuramente no. Ma quello che mi piaceva sottolineare, perché secondo me rende l'idea dello spirito che anima questa riforma, è che quando il governo dice che quel disegno di legge è essenziale, c'è un termine di 70 giorni più 15, complessivamente sono 90 perché ci sono 5 giorni prima che non vi ho fatto vedere. Quindi, se è un disegno di legge essenziale per il governo, la Camera dei Deputati deve rispondere entro 90 giorni. Se invece è un disegno di legge, l'ho perso, se invece è un disegno di legge proposto dal Senato, la Camera dei Deputati deve rispondere entro 6 mesi. C'è già una bella differenza di importanza evidentemente tra il governo e il Senato, ma uno potrebbe dire è comprensibile, il governo governa. Se invece il disegno di legge è presentato dal Popolo Italiano, non c'è nessun termine, perché non gliene frega niente. Questo in realtà è la cosa che a me ha dato fastidio. È la cosa che mi ha dato fastidio. L'iniziativa legislativa popolare viene portata a 150.000 elettori, quindi viene resa un pochino più difficile la presentazione. Viene dichiarato che occorre garantire i tempi per l'approvazione delle leggi di iniziativa popolare, ma singolarmente, questa è la cosa sgradevole, io la reputo veramente sgradevole, non viene indicato un termine entro cui la Camera deve pronunciarsi. Come a ribadire che in fondo non ci interessa molto delle iniziative legislative popolari. Vengono però, quest'altra nota è positiva a mio avviso, questo comma successivo che introduce i referendum popolari propositivi e di indirizzo. Questi sono strumenti di vera democrazia, però solo come ci insegna Svizzera ovviamente. Ma sono strumenti di vera democrazia a determinate condizioni. E questo disegno di legge costituzionale però non ha avuto il coraggio di porre le condizioni affinché questi strumenti diventino effettivamente strumenti di democrazia, perché le condizioni e soprattutto gli effetti del referendum popolare propositivo e di indirizzo vengono rinviati a una successiva legge costituzionale. C'è qualcuno che ha chiamato? No. Questo mambo è tuo. Va bene. Referendum popolare propositivo è interessante perché noi abbiamo incontrato per tantissimi anni dei limiti nel possedere soltanto uno strumento referendario abrogativo. Tra l'altro un referendum abrogativo sottoposto a numerosi limiti della Corte Costituzionale, perché la maggior parte dei limiti che ha il referendum abrogativo sono stati pensati dalla Corte Costituzionale, anche se devo riconoscere ovviamente che sono stati pensati coerentemente a livello costituzionale. Non è che la Corte Costituzionale nel 76 si inventò dei limiti che non esistevano, erano limiti coerenti al sistema costituzionale. Manca un referendum popolare propositivo con un'efficacia però reale, attenzione, perché prevederlo semplicemente sulla carta senza però porre già
fin da ora chiarezza sugli effetti significa in realtà evocarlo, ma questo strumento poi la legge costituzionale successiva potrebbe praticamente renderlo pressoché insignificante. Basti guardare ai referendum popolari propositivi che già esistono a livello regionale, perché molti statuti delle regioni italiane hanno introdotto questi strumenti. Però in realtà anche quando si parla di referendum propositivo, in realtà si tratta di un'iniziativa legislativa popolare rafforzata, cioè non scatta mai l'obbligo effettivamente di decidere e quel disegno di legge non entra mai in vigore solo perché votato dagli elettori. Questo, dicevo, è l'aspetto per me più brutto di questa riforma costituzionale, perché mi fa chiarezza sul rapporto, sull'idea che c'è di rappresentanza politica, cioè mi fa chiarezza sull'idea che gli elettori non contano nulla, perché altrimenti questa svista non l'avrebbero commessa, non avrebbero previsto 90 giorni per uno, 6 mesi per l'altro e zero per l'iniziativa popolare, l'iniziativa legislativa popolare. Del resto però questo atteggiamento di chiusura nei confronti degli elettori noi lo ritroviamo, per concludere, nella stessa legge elettorale Italicum. Il tema oggi non è soltanto la riforma costituzionale, se non ricordo male, e anche l'Italicum viene citato nella locandina. E qual è il problema dell'Italicum di cui si stanno raccogliendo le firme per un referendum abrogativo? Tra l'altro, il referendum abrogativo è molto difficile, perché il referendum abrogativo delle leggi elettorali è un'operazione molto complessa, per una decisione della Corte Costituzionale, peraltro anche in questo caso condivisibile. Il referendum sulle leggi elettorali può essere solo parziale, non può essere totale. Qual è il problema dell'Italicum? Il problema dell'Italicum sono i capolista, ovviamente. E il primo problema dell'Italicum sono i capolista, cioè ancora questa idea, che a me non piace affatto, per cui vi sarebbe qualcuno che decide chi deve essere eletto. Chissà. Allora, l'Italicum aggiunge le preferenze, è vero, attenzione, ma queste preferenze sono destinate a operare effettivamente soltanto se si vota la lista che acquista il premio di maggioranza. E allora sarà credibile che oltre ai capilista possano entrare in Parlamento, in questo caso la Camera dei Deputati, anche i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Ma per tutte le liste che non ottengono il premio di maggioranza è pacifico che a entrare saranno soltanto alcuni dei capolista. L'altro problema grosso, lo sappiamo tutti, è il premio di maggioranza. Un premio che viene senz'altro corretto rispetto all'Italicum, perché viene prevista questa soglia rispetto al Porcellum, ovviamente, perché viene prevista questa soglia del 40% per poter raggiungere il premio di maggioranza. Io sono contrario francamente al premio di maggioranza, anche il 40% non mi basta, perché altrimenti è un premio di minoranza e non di maggioranza, ovviamente. Secondo me, per avere un premio di maggioranza occorre che si sia raggiunta già la maggioranza, magari anche risicata, anche solo di un seggio. L'ho già raggiunta, allora ti premio per consentirti più facile la governabilità dandoti qualche seggio in più, non mezzo Parlamento in più, perché altrimenti ne viene meno la rappresentatività. Stiamo giocando con concetti di un certo peso, stiamo giocando con la democrazia. Il 40% però, attenzione, potrebbe essere ritenuto dalla Corte Costituzionale una condizione sufficiente. Del resto la Corte Costituzionale, quando ha detto che ci voleva una condizione minima di voti per poter beneficiare del premio di maggioranza, non ha detto quale, ovviamente, anche perché non è suo compito dire cosa il legislatore deve fare. A dire la verità, il compito della Corte Costituzionale è dire cosa il legislatore non deve fare. 40% potrebbe essere ritenuto, anzi penso che la Corte sia portata a tenere sufficiente questo requisito. Qualche perplessità invece per il turno di ballottaggio, perché qualora non venga raggiunto da nessuna lista, da nessun partito in sostanza,
il requisito del 40% al primo turno, si va al ballottaggio tra i due partiti che hanno liste, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, però non si pone nessun requisito. Potrebbero essere per assurdo due liste che hanno raggiunto malapena il 20%, non è detto, non si può sapere, non è previsto nessun requisito. Se noi ci immaginiamo un'elezione nella quale ci sono molte liste candidate e nessuno raggiunge il quorum del 40%, potrebbe essere perché sono tutte intorno al 20%. E quindi alla fine andare a votare al ballottaggio tra due liste che hanno preso presso poco il 20% ciascuna, cosa molto credibile, considerato anche la scarsa affluenza alle urne, dovuta ovviamente alla disaffezione del cittadino nei confronti della politica, peraltro in un certo senso anche comprensibile, non condivisibile ma comprensibile, beh, alla fine il problema finale, alla fine il problema rimane, perché liste di piccole dimensioni ottengono alla fine, ma per un calcolo puramente matematico, otterranno la maggioranza assoluta dei seggi. Ma la maggioranza assoluta dei seggi non è la maggioranza della rappresentanza, è semplicemente una maggioranza a frutto del fatto che se io mando al ballottaggio due liste che hanno preso il 20%, matematicamente una dei due uscirà dal ballottaggio con il 50% più uno dei voti. Io mi fermerei qui. Grazie. Allora, grazie professore. Abbiamo, volevo prima, mi ero dimenticato di dire che questa sede, questa sera, è stata generosamente offerta da CNA per il tramite dell'amico Danilo Liglia, che ringraziamo. Abbiamo il tempo per un dibattito, so che ci sono persone in questo momento in sala di opinione diversa, meno male. Credo che l'elemento della faziosità non sia stato debordante, che non abbia infastidito, credo che l'abbia fatto. Sicuramente da parte del professor Zeria non ci piove, ma in generale il clima non mi pare un clima da tifoseria da stadio, quindi in questo contesto io continuo a rivendicare la mia obiettiva necessità di dire che è una brutta riforma e che poi magari sembra un modo di intervenire, lo dirò, però mi pare il clima positivo. E cedo però per primo la parola, prima del dibattito, a tutti voi, la parola a Paolo Cerutti, che è l'animatore, devo dire, instancabile di tutte le iniziative referendarie di queste settimane, ed è secondo per spirito referendario solo a Giuseppe Costingo, che è là. Vabbè, Giuseppe Costingo ormai è entrato nella mitologia e quindi tra l'altro la Costituzione dovrebbe citarti a questo punto, e invece appunto Paolo Cerutti, che sta veramente dando l'anima a non organizzare le nostre attività. Prego Paolo. Grazie. Vi do solamente due dati, ma perché poi entrerò nel dettaglio di cosa vuol dire andare in piazza. Allora, le firme che noi abbiamo raccolto sono 1400 dopo 5 settimane, e non sono poche per Como, anche perché sono firme raccolte solo nella città di Como, con gente della provincia, però solo nella città di Como. Adesso stiamo partendo fuori la città di Como. Tenete conto che entro il 20 giugno le firme dell'Italicum devono essere raccolte, devono essere più di 500.000 in tutta Italia. Noi naturalmente abbiamo raccolto 1400 firme dell'Italicum, quelle del no sono molto meno perché siamo partiti solamente da una settimana, perché i moduli purtroppo per l'approvazione della legge sono arrivati dopo. Molti sono stati volontari impegnati, abbiamo fatto circa 30 gazebo in 5 settimane e 150 persone, perché lavorano 5 persone ogni gazebo. Però in effetti non state 150 persone, ma sono state molto, ma molto meno. Allora io devo ribadire con forza, là abbiamo Costingo, qui abbiamo delle cartoline che non so se avete già preso, chi devo prendere. Stiamo cercando disperatamente anche degli autenticatori, però sappiamo che sarà difficilissimo trovarli, ma anche degli addetti alle firme. Quindi almeno qualcuno che possa dire una volta in un mese do mezza giornata, io credo che sia possibile. Se no altrimenti diventa insostenibile.
e potremmo puntare anche risultati migliori. Voglio dire che a volte non siamo riusciti a fare dei gazebo perché, non perché non volevamo, ma perché la burocrazia comunale mette delle zeppe. Ora qualcuno può dire che queste zeppe sono messe casualmente. Siccome io in tutta Italia, perché ho rapporti con Roma, che diciamo che è il centro di quello che succede, io deduco e mi assumo la responsabilità di dire che non sono casuali. Ovvero, mentre il gazebo dovesse essere una forma di contatto con la gente, si pretende che venga pagata due volte la marca da bollo, l'occupazione del suolo pubblico, venga fatta un mese prima, cioè tutte cose che evidentemente bloccano la possibilità di fare il gazebo. Quindi, insieme al fatto della mancanza degli autenticatori, è abbastanza evidente che si impedisce con uno strumento burocratico quello che non si impedisce con uno strumento politico o sì, politico, ma si fa attraverso uno strumento burocratico. Anzi, devo dire che in futuro, con la diminuzione, con l'assenza delle province, col fatto che i comuni saranno riunificati, comunque i consiglieri comunali possono farlo solo nel perimetro del proprio comune, sarà difficilissimo poter raccogliere le firme. Quindi, al di là che dicono ci sono garanzie, non ci sono sotto questo aspetto. Siamo arrivati al punto, vi dicevano in Italia, che ci sono addirittura dei presidenti di provincia che concedono, attenzione, ai dipendenti di poter autenticare le firme per un referendum e non autenticarlo per un altro. Questa è veramente pura follia, ovvero i nostri costituzionali non gli danno il permesso per autenticare le firme. Questa è delinquenza politica, non si può chiamare in altro modo, ed è anche illegittima, per quanto ne so io. Dopo questi dati, però, quello che mi interessa invece parlare, che può essere anche l'inizio di un intervento, è l'aspetto della strada. Noi abbiamo sentito un professore, un docente, che ci ha spiegato tante cose giuste, corrette, belle, interessanti, sulle quali si dovrebbe svolgere il dibattito. Ma per chi è sceso in strada, altre volte, soprattutto questo, a parlare con la gente, capisce purtroppo, professore, che tutto questo non c'entra niente. Cioè i voti non saranno dati sulla base di questi discorsi. È terribile, ma sarà così. Allora, l'approccio con la... vi dico l'esperienza, l'approccio con la gente, prima la segni, così e scappano, e questo c'è il primo approccio, neanche arrivano al discorso, si fermano al gesto, fermo, ritornerò, sì, ci vediamo, no? Per cui già togliamo questi per capire com'è il discorso. Poi, è grave, è gravissima questa cosa qua, poi se l'aggancio riesce si passa a cercare di spiegare, allora troviamo molta disillusione. Ma una delusione che è anche giustificata e spiegabile, perché molti dicono, ma voi ci dite di venire a firmare per un referendum o votare, ma se l'abbiamo appena fatto e abbiamo vinto e tanto poi l'hanno cambiato, allora lì bisogna spiegargli, ma ammesso che c'è il tempo, perché devo andare a prendere il bambino, sono tutte queste cose qua, no? Allora, a spiegare questo, ma poi ti dicono, perché non è che sia scema la gente, ti dice, ma come mai che invece sull'acqua abbiamo vinto, c'era il passaggio e adesso applicano addirittura il contrario? E cosa gli rispondiamo a questa gente? Che ha ragione, che stanno truffando una volontà popolare. Dopodiché gli si spiega, sempre se ci si riesce, no? Che non c'è il quorum per il referendum sul no, e quindi questo scherzetto non lo possono fare. Sì, lei dice così, ma quella gente lì hanno il pelo sullo stomaco, in qualche modo ci fregano. Sì. Questa è la logica della strada, signori, questa è la logica della strada, che non c'entra niente purtroppo con il dibattito politico, che sarebbe interessantissimo. Ma non è solo questo, ci sono anche tanta gente che potrebbe votare no, cioè dal mio giudizio di un due mesi di battere il marciapiede o il mercato nella città di Como, poi ne avevo anche di precedenti esperienze, il no in teoria dovrebbe trionfare, perché a parte quelli che non votano e non voteranno, tra quelli che votano pochissimi dicono che non voteranno no, stiamo attenti, quelli che dicono che non voteranno no, sapete perché lo dicono? Lo dicono la maggioranza dei casi su delle cose che sono false. Ad esempio, ma no, hanno abolito il Senato. Ma no, signore, non è vero che hanno abolito il Senato, non è così. No, hanno abolito il Senato, per cui io voterò sì. Oppure,
Le leggi non dovranno più fare doppio passaggio, ma no, ci sono 23 casi in cui faranno, e vabbè, ma voi dite così, ma non è così, no? Per cui oltretutto, tra quelli che votano sì, voteranno su delle convinzioni sbagliate. Allora si passa all'ultimo attacco, perché poi c'è l'ultima spiaggia, cui uno può fare la battaglia, no? E scopriamo che quasi tutti, perché questa è la realtà, voteranno no, non solo per queste cose, ma perché vogliono mandare a casa Renzi. Questa è la verità, io vi dico, io vi trasmetto quello che dice la piazza, non tanto quello che penso io, perché io penso che vadano fatte le discussioni su dei punti seriamente. E ciò è tanto vero che Renzi se n'è accorto, che sta cercando di tornare sui suoi passi sul fatto di personalizzare, perché personalizzando perde, sicuramente perde, non gli conviene. Ora, poi ci sono quelli che dicono, e beh, ma se votiamo no cosa succede? Cade il governo, cosa succede? A parte che non è vero che dovrebbe cadere il governo, ma non entro, saranno poi le domande. Ma non so, si è mai visto che esiste Gesù Cristo che scende? Se non c'è lui, cade il governo. È una battaglia, la madre di tutte le battaglie, sul referendum, e questo, ma non c'entra niente col fatto che Renzi cada o non cada. A parte che Mattarella potrebbe dare tranquillamente, eventualmente, l'incarico a una personalità, e quindi mantenere in piedi il governo per quei 3 mesi, 6 mesi che servono, per cui non è vero neanche questo. In conclusione, dalla strada giunge il messaggio che la parte dei votanti non si reca alle urne, o se lo farà, deciderà negli ultimi giorni o nelle ultime ore. Quindi se decide negli ultimi giorni, nelle ultime ore, valuterà e voterà sulla base di sensazioni, non sulla base di ragionamenti teorici. Purtroppo questa è la verità. Però, e qui chiudo, c'è una cosa molto importante, che sul modo, a parte il fatto che non c'è il quorum, e questo è fondamentale, sul modo e su chi condurrà questa battaglia referendaria, sicuramente nasceranno altri tipi di aggregazioni politiche. Grazie. Allora, ci voleva questa testimonianza. Giaconia. Una domanda, aspettando la presenza del professore. Sull'articolo 88 e anche quello 94, lo scioglimento delle Camere rispetto alla nuova, quella nuova riforma. Se l'ho capita bene, altro punto critico. Però volevo una conferma. Quale sarebbe? Articolo 88. No, l'aspetto critico quale sarebbe? Lo scioglimento delle Camere in pratica è in mano al Presidente del Consiglio, praticamente, esclusivamente, quasi esclusivamente. Se l'ho capita bene, è molto sempre su. Però magari la allora, male, la natura, in realtà pone un problema che si pone da sempre, in realtà, la discussione sulla competenza tra Presidente della Repubblica e Governo a sciogliere le Camere. Già a Costituzione invariata, dal punto di vista formale ovviamente l'atto è compiuto dal Presidente della Repubblica, ma si discute ovviamente se sia una sua decisione o se questa decisione la debba condividere con il Governo, ma questo è già attualmente così. La decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere è una decisione che secondo alcuni assume lui in autonomia, fermo restando però la controfirma ministeriale, e secondo altri invece è una decisione che deve assumere di concerto con il Governo. Ma questa è un'alternativa che esiste tuttora, non dipende dalla riforma costituzionale. Cioè, alcuni sostengono che sia un potere prevalentemente presidenziale, altri invece esaltano la necessità che questa decisione dipenda anche dal governo. Io sono dell'idea che è un potere presidenziale, perché il Presidente consulta, il Presidente della Repubblica consulta i Presidenti delle due Camere e deve assumere questa decisione soltanto quando le Camere dimostrino obiettivamente di non poter più funzionare. Ma non è, diciamo, non sarebbe incostituzionale ritenere il contrario, cioè ritenere che a questa decisione debba partecipare anche il Governo. Ma dico, l'articolo 88 precedente può sentiti i loro presidenti sciogliere le Camere, anche una sola. Okay. Ma ed è brevissimo, non può, eccetera, eccetera. È molto breve l'articolo 88 vecchio. Il nuovo pone una serie di paletti.
abbastanza... No, ma evidentemente, siccome la Camera politica è una, forse era questo il riferimento, prima, cioè tuttora, il Presidente della Repubblica, per sciogliere le Camere, o anche solo una di esse, deve sentire i loro Presidenti. Siccome il Senato ha perso il suo attributo di Camera politica, è cessata l'esigenza di poterlo sciogliere anticipatamente, perché lo scioglimento anticipato della Camera è funzionale, in questo caso delle Camere, è funzionale alla fiducia, sì, alla creazione di un nuovo governo. Cioè, se le Camere non sono più in grado di informare un nuovo governo, conferendogli quindi la necessaria fiducia, allora il Presidente scioglie le Camere. Non è una sanzione lo scioglimento anticipato delle Camere, è un rimedio per rimettere in funzione il sistema costituzionale. Ora, nel momento in cui, secondo il disegno costituzionale, la Camera politica rimane solo la Camera dei Deputati e il Senato non conferisce la fiducia, non ha più ragione di esistere lo scioglimento del Senato, perché appunto lo scioglimento anticipato della Camera non è una sanzione ma una valvola di chiusura del sistema nel caso in cui non funzioni più correttamente. Ha chiesto la parola Proserpio, poi Trentini. Proserpio prima. Vengo io. Vieni. Sì, non abbiamo il gelato per parlare dei palacquadelli. Appunto. Dopo mi dicono non tutti sono. Vabbè, io sono. Potrei essere definito diversamente italiano, perché sto acquisendo la cittadinanza in un paese. Diciamo così, Severino. Definiamo la sedia qui e così, no, se no ti viene scomodo anche. Vabbè. Mettiamo una sedia qui, è una bella proposta. Visto che ho deciso che la mia vita biologica finirà lì, potrei anche dirvi sono un po' fatti vostri, ma non sono fatti vostri, perché comunque la mia cultura viene da qua, poi voglio dire, ho figli, nipoti, qualche preoccupazione ce l'ho rispetto a questo paese. Un altro attributo che potrei anche attribuirmi è quello di essere conservatore, che normalmente viene considerato un disvalore rispetto a questo dibattito, no? Ma io sono, mi ritengo un conservatore di alcuni valori di democrazia fondamentale che questo disegno di legge mette fortemente in discussione. Io non voterò no perché devo cacciare via Renzi, semmai se mi viene data l'opportunità, magari con una legge elettorale che mi consenta di fare delle scelte più opportune, allora sarà il momento in cui deciderò, no? Ma io voterò no rispetto a un impianto che mette fortemente in discussione un impianto di democrazia. E io credo che la ragione di fondo che ha portato a questa situazione è quella che parte da molto lontano, che non riguarda più neanche il nostro paese soltanto. Ormai è da tantissimi anni dove il tema non è più la democrazia, è la governabilità. Dentro questo concetto è passato di tutto, comprese dove andiamo a portare la democrazia in diversi paesi, dove il problema è di come governare, da parte io non sono un complottista eccetera, ma come tutto un apparato che sta dentro la globalizzazione di questo pianeta tende a governare le diverse situazioni. E dietro sappiamo ci sono tutti gli interessi, il petrolio piuttosto che altre cose. Io vivo in Africa, quindi capiamo bene, no, dove in questo paese immenso, che è immenso non solo dal punto di vista geografico, se vedete l'Africa la immaginate rispetto a quel bugigatto che l'Europa, avete già un rapporto, ma è immenso per le ricchezze naturali soprattutto di cui possiede l'Africa, non gli africani, no? E oltretutto l'altra ricchezza è la popolazione che c'è dentro. Forse qualche ragionamento rispetto a questa popolazione che viene normalmente considerata dei selvaggi e degli arretrati, quando 1.200.000.000 di persone rispetto al bugigatto dell'Europa 800.000.000 sono al di sotto dei 21 anni e che adesso sempre di più vanno a scuola,
e sempre di più hanno di fronte questo strumento che si chiama internet e sempre di più avranno voglia di conoscere il mondo. Hai voglia che sto bugigatto ci mette le frontiere, affonda i barconi, vi massacreranno e chiederanno perché loro non possono andare a conoscere il mondo, perché adesso lo stanno conoscendo sempre di più. È gente che fa chilometri per andare a scuola sotto il sole, sono abituati a camminare. Io ho conosciuto dei ragazzi che mi hanno detto: io sono arrivato in Libia a piedi con i mezzi di fortuna eccetera, perché sono abituati, perché hanno voglia di imparare e via. Vi chiudo questa cosa qua, e questo è il problema. Io quando sentivo parlare, leggevo in Italia che partiva questa roba che viene vista come grande elemento di partecipazione, che sono le primarie. Poi che le faccia il partito, quell'altro non mi interessa. Le primarie. Certo, le primarie si fanno sui programmi, sui progetti, con la gente, si coinvolgono nelle primarie sulle cose che si vogliono fare, non sul leader. Perché c'è questa concezione leaderistica. Si sceglie chi sarà il leader del partito, il leader del governo, cioè, e questo si sente autorizzato a fare quel cavolo che vuole, a prescindere. E questo impianto che sta dentro di modifica della Costituzione consentirà quello. Non tanto perché il 40%, per me è un aborto che il 40% di un partito può essere premio di maggioranza e può comunque governare, una roba che dal punto di vista della democrazia non sta proprio in piedi per niente. Io credo che un Parlamento, comunque, sarò un vecchio proporzionalista, tra l'altro l'Italia non è stata governata, cioè questo paese qui col vecchio impianto proporzionale di una Costituzione che ha fatto della gente che non sono questa, cioè, non voglio banalizzare, no, però voglio dire, chi ha messo in piedi, se mai bisognava eleggere un'assemblea costituente che faceva, faceva una proposta di rinnovo, questa è una roba secondo me normale. No? Allora, secondo quella Costituzione, che è vecchia così, che invece secondo me io apprezzo da semmai andava applicata per alcune parti, beh, sto paese è stato governato, sto paese qua nel 70 ha fatto la legge sullo statuto dei lavoratori e non c'era un impianto governativo di sinistra, come vogliamo dire, ha fatto la legge sull'aborto, poi ha fatto il referendum che l'hanno persa. Cioè è un paese che è cresciuto rispetto a un impianto che faceva riferimento al fatto che c'era un Parlamento dove, e io aspico ancora quello, ho finito, no? Dove dentro nel Parlamento ci fosse la rappresentanza reale degli interessi della gente, dei diversi strati della gente. Questa logica qua che c'è il centro, la sinistra, tutto in termini politici, io non l'ho mai capito. Il centro, la sinistra, rispetto qual è la rappresentanza di interessi concreti che ci sono nel paese, modificati, non c'è più la vecchia classe operaia di prima, eccetera. Ma un Parlamento deve avere dentro rappresentati tutti, questo la penso. Grazie Severino, abbiamo concesso a Severino di debordare perché non si può concedere massimo 5 minuti, non c'è però bisogna adesso ho chiesto la parola a Walter Trentini, prego. Altro rischio della lunghezza, No. Dunque, lo spunto deriva dalla deriva a cui sta andando incontro la nostra Costituzione da diversissimo tempo. Adesso sentì il professore che parlava del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è responsabile salvo che per alto tradimento e tutti i suoi atti devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio è eletto dal Parlamento e i parlamentari sono eletti dai cittadini. Il Presidente della Repubblica dovrebbe fare da una sorta di semaforo rispetto a certe circostanze, solo che poi forse è stato Pertini che ha incominciato a deviare, perché i primi tempi di Gronchi, che si permise di dire qualcosa all'estero nei confronti, non mi ricordo più, degli Stati Uniti, fu redarguito perché il Presidente, perché il Ministro degli Esteri aveva priorità su di lui. La deriva a cui stiamo andando incontro adesso è la deriva che arriva alla conclusione con questa riforma del Senato, e siccome io ho fatto dell'altro invece che storia, andando a leggere ho scoperto che il Senato era di nomina regia, quindi torniamo a una sorta
di nuova nomina regia, non regia ma dei derivati, 95 più 5, 5 del Presidente della Repubblica e 95 dalle regioni. Ecco, questa riforma, secondo me, ha il punto drammatico nella questione della Camera, che viene eletta con un sistema maggioritario, che vuol dire che chi vince fa scopa. E siccome purtroppo abbiamo perso il lume della politica, che dove politica poi non è una parolaccia, vuol dire polis, vuol dire città, vuol dire discussione, vuol dire quella che è la dialettica con cui si vive all'interno di una società, nel rispetto delle regole. Perché da noi il rispetto delle regole è una roba che non esiste. Quando si vede, si è visto oggi la regina che bussa alla porta del Parlamento e che entra e che non si è mai permessa di fare delle derive come sono successe da noi, dai reali ad oggi, e guardate la storia, perché se non si guarda la storia, se non si legge la storia, ora alla fine secondo me sembra di essere sempre al nuovo, invece c'è sempre al vecchio. Se non si guarda la storia, dal 1861 si parla di governabilità, 1861 è cambiato un governo all'anno, uno all'anno, perché una parte della maggioranza andava per la minoranza, quindi anche se adesso cambiamo e mettiamo in mano a qualcuno un sistema maggioritario, alla fine non ci cambierà assolutamente niente, perché chi, ecco, ho scoperto un termine inglese guardando il regolamento dell'Istituto Case Popolari di Bologna, si chiamano stakeholder, gli aventi interessi. Gli aventi interessi sono quei personaggi che alla fine non frega niente se un terzo degli elettori non vanno a votare. Dico l'ultima cosa, in Emilia Romagna a Ravenna andava a votare al 90%, oggi sono andati a votare 37% e Calabria 44%, quindi ho detto Calabria batte Emilia Romagna 44-37%. E gli stakeholder, in Emilia Romagna a Rimini, che è il posto più turistico d'Europa, da Calais c'è scritto Rimini, non c'hanno neanche più l'aeroporto. Questo giusto per dirvi le dimensioni. Sì, di no, chi scusate, sì, no, sono costretto a richiamare però al tema, perché prego, prego. Non so il nome, ha chiesto la capito, Rimini, l'aeroporto, stiamo parlando di costituzione, per la revisione della costituzione. Venga, venga qua, venga qua. Nome, mi scusi. Piero Emoroso, grazie. Grazie a voi di questo invito e complimenti per una relazione così equilibrata e chiarificatrice. Io dico la verità, sono venuto qui questa sera orientato verso le ragioni del sindaco e non ho cambiato idea per un motivo molto semplice. Cioè, io nel leggere l'invito ho letto quale Repubblica ci consegna la riforma costituzionale approvata il 22 aprile 2016, quali rischi comporta la contestuale applicazione della nuova legge elettorale, detta Italicum. Bene, io quello che ho capito questa sera dalla relazione è che questi rischi non ci sono. Io non li ho individuati, ho individuato tanti difetti, questo sì. Però mi dicono di no, non, ma sarò rapidissimo. No, ma nel senso dell'altezza del. Ho individuato diversi difetti, questo sì. Però c'è anche da dire una cosa. Questa legge ha avuto 2 anni di discussione, ha avuto 173, se non sbaglio, sedute parlamentari. E io che sono stato vice segretario generale al Comune di Como per qualche anno e ho assistito a tantissimi consigli comunali, so che i provvedimenti entrano bianchi ed escono color grigio fumo. Perché? Ma perché c'è un protagonismo sproporzionato nella nostra politica, perché ciascuno crede di avere la verità in tasca, perché non si ragiona e non ci si confronta, la verità è solo questa. E allora è chiaro che anche la riforma costituzionale è uscita probabilmente peggiorata dal mio punto di vista rispetto a quello che si temeva, però i rischi per la democrazia io francamente non li ho visti, dove sono? Cioè la Camera non esprime la fiducia al governo, per cui non ci sarà una votazione referendaria che dovrà decidere se questa Costituzione ci va bene oppure no. Quindi se questa non è democrazia, che cos'è?
Ecco, scusate se io concludo con un suggerimento. Avete detto prima che è difficile raccogliere le firme, eccetera. Però attenzione, queste difficoltà le ha create la precedente amministrazione anni or sono. Perché non vi rivolgete al prefetto? Secondo me si tratta di abusi belli e buoni. Ho finito, grazie per il mio parere. Non si scusi che ci non c'è nostro prefetto. Adesso ho chiesto la parola l'avvocato Grazia Villa. Grazie. Io sono un soggetto a rischio per il tempo, quindi interrompimi. Allora, vorrei raccogliere l'invito del professore che sottolineava come, pur evidenziando gli elementi tecnici di una riforma costituzionale, questi elementi sono tutti politici trattandosi di riforma. E quindi vorrei approfittare della sua presenza per due domande, e poi l'intervento di Amoroso mi ha stimolato a pensare a quale potrebbe essere uno dei rischi che mi è venuto in mente. Allora, la prima domanda riguarda quel comma che è stato oggetto di una delle tante discussioni, che dovrebbe bilanciare la mancanza di elezione diretta da parte dei senatori, dove si dice che questi consiglieri regionali dovranno essere nominati in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. È stato salutato questo emendamento come una sorta di correttivo rispetto al mancato proporzionalismo e rispetto alla mancanza di elezione diretta. Vorrei che ci illuminasse, perché io ho semplicemente pensato che forse poteva essere, ma i conti non tornano sul 2, 3, 4, poteva essere, vuol dire che a Lombardia non possono essere tutti della Lega. Ma cosa succede se la ristrettezza dei conti che lei ci ha evidenziato impedisce il rispetto di questo comma? Prima domanda. La seconda domanda riguarda l'immunità parlamentare, che non dovrebbe più riguardare i senatori. Salve. Ecco, però questo è un elemento tra i tanti che si possono evidenziare, perché nel nostro paese l'immunità parlamentare non è una passeggiata, e soprattutto se questi senatori sono espressioni dei consigli regionali che hanno espresso la gran parte degli elementi di corruzione, di disagio, anche che quello che poi crea difficoltà poi nei banchetti, ci dobbiamo domandare il perché non è stata inserita. È una cosa positiva? È conseguenza del fatto che per esempio il Senato non si scioglie perché si rinnova continuamente in base al rinnovo dei consigli regionali, giusto? E quindi questo poi comporta una sorta di non necessità dello scioglimento. Mi interessava un chiarimento. I rischi per la democrazia. Adesso non possiamo dilungarci, però il combinato disposto dell'Italicum quindi con il premio di maggioranza dopo il ballottaggio, e le varie procedure, soprattutto quelle dell'intervento del governo nei vari procedimenti di formazione delle leggi, possono costituire un rischio per la democrazia. Vi spiego. Siamo andati in una scuola, mi hanno fatto questa domanda i ragazzi e io gli ho fatto questo esempio. Se per esempio nel ballottaggio dovesse prendere il 19%, io ho pensato a due partiti che non potrei votare mai: il neonazista o il partito dei maschi che odiano le donne. Io tanto sarei in difficoltà nel scegliere, nell'esprimere il mio voto, quindi con un rischio di ribasso della quota dell'elettorato. Ma in quel caso mettiamo che vinca il partito dei maschi che odiano le donne. Col combinato disposto dell'Italicum significa che io, presidente del consiglio, rappresentante di questo partito degli uomini che odiano le donne, magari io donna, presidente del consiglio, propongo all'ordine del giorno entro 5 giorni l'approvazione di quella norma, entro i 60 si alzano tutte le mani,
e questo è un rischio per la democrazia, perché il rischio della trasformazione della Camera per un certo tipo di provvedimenti legislativi, di una ripetizione, di un déjà vu della deriva dei consigli comunali e delle maggioranze che alzano, sono limitate ad alzare la mano alla decisione del sindaco e della giunta. Questo per me è un rischio. Grazie. Allora, io avevo cercato di evitare di parlare di quel comma apposta. È stato definito un rompicapo da Zagrebeschi, come è noto. Allora, inciso, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge, di cui al sesto comma che sarebbe successivo. L'ho dovuto rileggere tante volte, davvero, l'ho dovuto rileggere tante volte e non ne sono sicuro di quale possa essere l'interpretazione più credibile. Innanzitutto perché è inserito in un comma che parla della durata del mandato, adesso non funziona l'evidenziazione, ma il senso, eccola qui, della durata del mandato, quindi che c'entra la durata del mandato? Io da principio ho pensato coerentemente al tema, che è la durata del mandato. Ho pensato che volesse intendere, la lascio come delle ipotesi interpretative ovviamente, però non volevo far scoprire a tutti quanto siamo messi male nei giuristi con le leggi, perché noi pensiamo al massimo, no, no, ma anche con le leggi diverse dalla Costituzione, proprio con tutte. Aggiunta con la Costituzione. Esatto, è grave con la Costituzione. Allora io ho pensato dal principio che volesse intendere che siccome il senatore, diciamo tra virgolette, passatemi la sintesi, scade con la scadenza del suo ruolo istituzionale precedente, cioè consigliere o sindaco, nel caso in cui venga limitatamente il consigliere rieletto dagli elettori, allora ciò magari possa comportare una permanenza in carica anche al mandato successivo. Prima ipotesi. Seconda ipotesi è un'interpretazione di Sorrentino, se non ricordo male, secondo il quale invece mi invito a considerare che nella legge elettorale regionale possa essere introdotto un riferimento al consigliere che noi elettori possiamo preferire come nostro rappresentante, ma non sarebbe la sede corretta. Siccome l'interpretazione vale non solo il significato letterale ma anche quello sistematico, come noto, lì si sta parlando della durata del mandato. Se il legislatore costituzionale avesse voluto assegnargli quest'altro significato, beh, avrebbe dovuto collocarlo altrove, dove si parla del modo di elezione. Invece è collocato qui. Però una cosa è certa, è criptico, un rompicapo come dice Zagrebeschi, ma un qualche significato deve pure averlo. Perché non si può far passare un comma di un articolo di una Costituzione come privo di significato, e quindi un qualche significato dovrà pure averlo, quale in realtà ci sono da incertezza. È cosa da poco, una zona di ambiguità così nella carta costituzionale. Comunque mi risulta che tra ieri e oggi il governo vi ha detto che non procederà a spiegare questa cosa con una legge, per cui si partirà per alcuni anni con la nomina diretta dei consiglieri regionali. No, è impossibile. Come non è possibile, leggete. No, no, dico, è impossibile, se passa questa riforma costituzionale è impossibile. Finché non fanno la legge, finché non fanno l'applicazione, i consiglieri regionali si eleggono i loro rappresentanti senza... Senza che i cittadini possano esprimersi. Questa è la riforma. È ben mica da poco, visto che c'è chi ci tiene. Allora, ha chiesto la parola Gatti Eliana, si prepara Paolo Sinigaglia. Prego, Gatti Eliana. Non c'è più. Non ha chiesto la parola. Allora, Paolo Sinigaglia, si prepara in Marchiò. Ci sono due domande, facciamo le volte. Allora, io adesso fare due domande veloci alla professore. La prima è rispetto al cambio della forma di governo, che l'ha sentito accennare prima ma che poi non ha spiegato. Cioè, a me sembra che il combinato disposto della legge elettorale insieme alla riforma costituzionale sia un cambio di forma di governo, che mi sembra anche strano che non sia in qualche modo intervenuto qualcuno a dire se si può fare o non si può fare
in questo modo un po' strano, un po' surrettizio. Questo perché mi sembra che il Presidente del Consiglio, che viene eletto con il ballottaggio, ha il controllo della Camera sostanzialmente con una sua maggioranza, perché un po' se li è nominati lui e un po' se li è conquistati con il ballottaggio, e quindi sostanzialmente andiamo un po' ad eleggere il governo anziché il Parlamento attraverso questo sistema elettorale, configurando un po' il sistema, appunto, come diceva Graziella prima, simile a quello dei comuni, no? Dove noi andiamo in realtà ad eleggere il sindaco, che poi si prende su di sé gran parte dei poteri e rende un po' il consiglio comunale un vocificio poco importante. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è che è una cosa che mi preoccupa molto, sono gli istituti di garanzia e i pesi e contrappesi dentro nella nuova riforma costituzionale, come vengono variati e quali sono i problemi, i pericoli, insomma, no? Perché se abbiamo un premio di maggioranza così forte, sono portato a pensare che poi gli istituti di garanzia se li elega sempre quello là, insomma, in qualche modo, e invece noi sappiamo che nei sistemi presidenziali davanti alla figura forte del Presidente c'è la figura forte del Parlamento, e qui invece noi andiamo ad abbassare, no? Quindi queste qui sono le due domande. Grazie Sigilia. Se riesco a rispondere subito, altrimenti poi mi dimentico le domande. Allora, forma di governo, parliamo della legge elettorale con questa domanda, non della riforma costituzionale. Bisogna intendersi, forma di governo vuol dire il rapporto, in questo caso il rapporto Camera, che diventerebbe una Camera, quindi si incide ovviamente sulla struttura della forma, ma non nella sua essenzialità. L'incidenza maggiore è data esclusivamente dalla legge elettorale, dalla quale non va trascurata assolutamente. Non è che soltanto perché il problema è posto dalla legge elettorale è un problema minore, non è assolutamente vero. La legge elettorale incide in modo significativo sull'equilibrio, diciamo, sistemico della forma di governo. Questo è senz'altro vero. E la previsione di premi di maggioranza sì, incide, ma del resto ce ne siamo accorti anche con il Porcellum, tutto sommato, non c'è bisogno. Noi guardiamo il Porcellum, guardiamo come sono andate le cose con il Porcellum, ecco, andranno così anche con l'Italicum, perché di fatto non è che è proprio cambiato molto. E certo, è vero, il sistema elettorale è in grado di creare un governo diverso, un modo di formazione del governo diverso, certo, senz'altro vero, però a Costituzione invariata questo modo rimarrà pur sempre una forma di governo parlamentare, perché deve comunque avere la fiducia della Camera. Il problema è questo, che non è che è tutto sempre e comunque necessariamente riconducibile a una regola giuridica, perché stiamo parlando di fenomeni politici. Non è che per forza ci vuole il costituzionalista, il giurista, l'ingegnere che debba dire qualcosa in proposito. Noi abbiamo una legge elettorale, l'Italicum, che consegnerà la maggioranza dei seggi a un partito che nella migliore delle ipotesi prenderà il 40% dei consensi, sulla base di un elettorato pari al 60% degli aventi diritto al voto. Se calcoliamo vuol dire che nella migliore delle ipotesi saranno il 20% degli elettori aventi diritto al voto. Il problema dell'astensione al voto è un problema serio che andrebbe anch'esso affrontato, perché non è vero che gli italiani non vanno più a votare perché hanno altro da fare, non vanno più a votare perché sono lontani dal sistema politico, perché evidentemente l'informazione politica è scarsa, anzi io direi in realtà che è scadente, nel senso che apparentemente c'è ma è fasulla, perché è molto condizionata. Ma non è sempre una questione di diritto costituzionale, nel senso non è sempre una questione che la Costituzione possa risolvere la forma di governo. Lei la prevede forma di governo parlamentare, abbiamo un sistema elettorale che forza tantissimo il meccanismo, quasi quasi assimilandolo, però attenzione, io non lo posso dire questa frase perché poi vengo bocciato dai miei studenti, assimilandolo a una forma di governo presidenziale. Ecco, sono stato bocciato, mi boccio da solo, perché non è così, rimane una forma di governo parlamentare con un esecutivo molto forte, ma rimane una forma di governo parlamentare. Pesi e contrappesi, certo, questo è una cosa delicatissima ovviamente.
ma non è una cosa che ci siamo inventati noi da poche ore o da giorni. I pesi e i contrappesi è letteratura classica. Evidentemente più carichi il governo di poteri e più devi prevedere dei meccanismi che lo bilancino. Dal punto di vista però strettamente costituzionalistico, io non voglio deludere chi mi pone la domanda, ma dal punto di vista strettamente costituzionalistico la sfiducia è un meccanismo di contrappeso di un governo che se ne vada un po' ad assumere ad atteggiamenti non opportuni. Non è soltanto perché io sono contrario politicamente a quel governo che lo rende illegittimo. Il governo potrà essere particolarmente forte, potrà anche essere particolarmente sgradevole nei suoi atteggiamenti e nelle sue dichiarazioni, ma il problema del governo di adesso e del Parlamento di adesso è semplicemente il fatto che esso è stato il Parlamento eletto sulla base di una legge elettorale incostituzionale. E questo Parlamento eletto sulla base di una legge costituzionale, di una legge elettorale incostituzionale, dà e sostiene la fiducia di un governo che conseguentemente subisce il vizio iniziale. Ok, qui mi dà la parola a Mario Giaconia, voleva fare una precisazione, non ho capito esattamente. È Giaconia? Non è acceso. Giaconia voleva fare una precisazione, non ho capito su un articolo. Almeno come? Allora, la questione è sempre io, quell'articolo 88 di cui dicevo prima, ho trovato un altro testo approvato rispetto a quello che abbiamo letto lì, che sarebbe pacifico, quello lì sarebbe semplicemente la modifica anziché le gambe della Camera, vabbè, banale, ovvio. Io ho questo testo che è un po' più, dicevo io, rigoroso. Sempre dell'articolo 88? 88, quello approvato, il testo approvato, che risulta da questa fonte, mi risulta approvato, per essere... Ma perché lei ha una versione non... Ho questa versione qua che dice questo. Ora sta proposto, questo è quello approvato. Però dice questo, l'articolo 88, che leggo qua. Che... Come fa a essere... E ora magari confrontiamo la fonte, cioè magari si fa un approfondimento, però ne parliamo così, qualora si dovesse scoprire che questo, magari, oppure che questo era uno di quelli magari proposti, magari era proposto e poi magari era uno precedente, non lo so, se non lo legge non lo ok, lo leggiamo un attimo. Dice che riguarda lo scioglimento della Camera dei Deputati, quindi ovviamente l'articolo 88 sostituisce il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei Deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi: A, su richiesta del primo ministro, che ne assume la responsabilità. Ma siamo sicuri che la Costituzione italiana, quello proposta del disegno di legge proposta della Consiglio, non può dire primo ministro, esatto, non è la Costituzione italiana, deve dire presidente. Beh, qual è la fonte? Perché sicuramente è sbagliato. Deve essere sbagliato, meno male, perché non so. Perché poi dice anche, però parla della Camera dei Deputati, esattamente dove. Poi dice il caso di morte del primo ministro. Ma non possiamo discutere. Ok, no, perfetto, allora interrompo subito l'intervento. Questo qui è la Camera dei Deputati che ha realizzato questo PDF. Ok, detto, una domanda volevo fare prima. No, sull'argomento che ha detto adesso. No, ti metti in coda. Ah, va bene, no, era per competenza ti metti in coda. Scusa, Luca, grazie. Non si può. Buonasera a tutti, grazie professore per la sua dotta spiegazione e ringrazio anche Bruno Saladino per averci un po' forse richiamato quello che è veramente importante, nel senso che io sono stato uno dei primi firmatari, come penso molti di voi, della richiesta di referendum abrogativo per quanto riguarda l'Italicum, perché questa cosa del 40% dell'assegnazione della maggioranza di apprende solamente il 40% non è, il 50% più uno ovviamente non è democratico, così come i capitalisti bloccati. Però volevo tornare e focalizzare, penso, l'attenzione di tutti noi su ciò che è veramente importante. Io non penso onestamente, sarà un po' un bastione contrario, ma la penso un po' come moroso, che questa riforma delle istituzioni sia una riforma lesiva dei nostri diritti costituzionali. Io penso che ci siano degli esempi molto concreti, lesioni attuali dei nostri diritti costituzionali. Mi viene in mente ad esempio il rapporto che ha appena fatto l'ONG Oxfam, che ha stabilito che 100 miliardi vengono evasi dalle 50 maggiori corporation negli Stati Uniti e ciò comporta per
per il contribuente americano $750 di esborso in più o comunque minori servizi per la popolazione americana, e la stessa cosa potremmo fare lo stesso ragionamento in Europa, dove ci sono tantissime corporation che fanno la stessa cosa, tra Lussemburgo, Irlanda, Olanda e gli altri paradisi fiscali che sono esistenti. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti noi su un'altra lesione gravissima, che è questa introduzione fatta prima con la legge Fornero, che è estesa completamente a praticamente tutti i lavoratori, e poi con il governo Renzi, che ha esteso da 5.000 a 7.000 il limite dei voucher. Il voucher è la nuova frontiera del precariato in questo paese. Questa è una lesione grave, perché scusate, ma i diritti si fondano prima di tutto sul pane che porti in tavola, e se non ho l'economia che li sostiene, i diritti sono una bella cosa che rimangono lì scritti sulla carta. Un'altra grave lesione che abbiamo subito in questo paese è quella degli esodati. Gli esodati sono persone che hanno il diritto di andare in pensione, nessuno ha pagato per questa cosa che è stata commessa da ministri, funzionari di governo, ci sono fior fiore di dirigenti ministeriali che vengono pagati centinaia di migliaia di euro e nessuno si è assunto la responsabilità di questo. Questa è un'altra grande lesione. E finisco. Mi sto tenendo al tema, questo è il tema, penso che sia il tema. Sono d'accordo, però c'è. E l'ultima cosa che volevo far notare, ad esempio, ma ce ne sarebbero tantissime altre, sono gli insegnanti di sostegno, perché il governo dà sempre più fondi alle scuole private e sempre meno fondi alla scuola pubblica. Questo vuol dire che ci sono tantissimi, purtroppo, bambini, perché il numero è in crescita, bambini con disabilità, magari non cognitive o psichiche elevate, ma anche solo persone che hanno comunque la dislessia, ad esempio, e altri problemi, e non vengono tenute in considerazione. Quindi io direi, focalizziamoci sulle cose veramente importanti e riportiamo tutti noi le nostre energie verso ciò che sono veramente delle lesioni democratiche. Io onestamente la penso come Moroso, non ho visto anche dalla relazione del professore questa grave lesione dei diritti costituzionali se passa questa riforma. Onestamente, se rimane così, passa così, cioè, non so quanto migliorerà, ci sono comunque degli elementi migliorativi e dovremmo vigilare, ha fatto bene il professore a farlo notare, su quella cosa importantissima che è il referendum propositivo, che per la prima volta verrebbe introdotto in Italia. Dobbiamo batterci perché il referendum propositivo diventi, come referendum abrogativo, fonte di legge e non una fonte di indirizzo. Grazie. Grazie Marchiò, la parola è stata chiesta da Massimo Bozzi. Ci prepari Giuseppe Costingo. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, secondo me la posta in gioco di questa riforma è altissima, e ho trovato illuminante ma anche sconcertante la lettura di un documento di JP Morgan, probabilmente molti di voi l'hanno sentito citare, ma credo che sia importante proprio brevissimamente leggere alcuni pezzi che illustrano chiaramente qual è la posta in gioco. JP Morgan è una delle istituzioni finanziarie responsabili della crisi del 2008, secondo la Procura di New York. Questo documento del 2013 dà la ricetta di JP Morgan per uscire dalla crisi europea. Una delle parti in cui si individuano le soluzioni dice: i sistemi politici nelle periferie sono nati dopo le dittature e sono stati definiti con l'esperienza delle dittature. Le costituzioni europee mostrano una forte influenza socialista che riflette la forza politica che i partiti di sinistra hanno guadagnato con la sconfitta del fascismo. I sistemi politici nelle periferie mostrano parecchie delle seguenti caratteristiche: esecutivi deboli, Stato centrale debole nei rapporti con le regioni, protezione costituzionale dei diritti dei lavoratori, sistemi di consensi basati sul clientelismo e contemplano il diritto alla protesta contro i cambiamenti allo status quo politico. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. Quando la crisi è iniziata era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica, ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici nei paesi del Sud Europa, e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. È sconcertante come questo progetto e la riforma costituzionale, soprattutto se abbinata all'Italicum, siano perfettamente in linea con questa cultura prima che con questo progetto. E il sospetto forte è che con questa riforma si creino le condizioni per poter poi attaccare la parte prima della Costituzione, quindi i diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera. Grazie Rossi, ha chiesto la parola per tutti. Poiché sarebbe l'ultimo, c'è qualcun altro che chiede la parola?
dopo Costingo? No, nessuno. Allora Costingo sarà l'ultimo a chiedere la parola. Dov'è? Come scegli? Ho chiesto la parola. Non ha capito. Approfitta, Giaconia, di questa finestra inaspettata per fare la tua precisazione. No, domanda. Ah. Era soltanto un dubbio che mi avevano detto. No, è gli organi di garanzia, la Corte di Giustizia. Con quello che vedo io, il discorso della indipendentemente dal passaggio dell'Italia, secondo me, no? Con una diciamo la maggioranza comunque anche che oggi, diciamo che comunque è una maggioranza forzata, non è una maggioranza reale. Essendo i membri della Corte Costituzionale eletti un terzo di nomina parlamentare, se questo è un terzo di nomina del Presidente della Repubblica, mentre un terzo è l'altro terzo è libero, i due terzi, se quella maggioranza, anche con l'Italia come sempre, comunque si elegge il Presidente della Repubblica, fondamentalmente avrete in mano due terzi della Corte Costituzionale. Quindi una eventuale legge, un esempio per tutti, la legge Fornero, piuttosto che qualsiasi altra legge che oggi magari la Corte della Consulta ha dichiarato incostituzionale, difficilmente sarebbe libera una Corte Costituzionale così composta di emettere sentenze che vanno a, diciamo, rovinare i piani di chi li ha nominati fondamentalmente e messi a quel posto, in quel posto lì. Quindi è a rischio l'indipendenza dell'ultima, diciamo, nostra salvezza in casi di ingiustizie che subiamo, quindi l'organo di garanzia supremo. Questa è la mia valutazione, volevo sapere se, visto i rischi della democrazia, questo è il rischio della democrazia, se è vero oppure no. Grazie Giaconia. È possibile fare una domanda aggiuntiva? Sulle pronunci. Allora, per quanto riguarda, senz'altro il premio di maggioranza incide sulle garanzie, su questo è indubbio. La Costituzione, quando è stata pensata dal Costituente, il Costituente aveva appunto in mente un sistema elettorale proporzionale puro, perché aveva in mente il sistema elettorale con il quale è stata eletta l'Assemblea Costituente, e non si immaginavano probabilmente, non se lo immaginavano nemmeno, che potesse cambiare in questo modo il sistema elettorale, e in effetti non hanno previsto una clausola di salvezza di proposito, cioè la Costituzione non disciplina la legge elettorale, non ci dice nulla in ordine alla legge elettorale. Ciò è probabile perché loro pensavano che non poteva altro che essere un sistema proporzionale. È evidente però che tutte le maggioranze previste dalla Costituzione, soprattutto con riguardo agli organi di garanzia, quale il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, sì, ovviamente subiscono un vulnus dal premio di maggioranza, perché l'organo di garanzia, che non sono solo quei due che ho detto, sono anche il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, che svolgono un ruolo di garanzia per le minoranze parlamentari, questi organi qua hanno necessità di essere il prodotto di uno spettro il più ampio possibile di rappresentanza politica per poter funzionare meglio. E quindi introdurre un premio di maggioranza che conferisce quindi già una maggioranza assoluta numerica al partito che vince le elezioni incide senz'altro sulla formazione degli organi di garanzia. Sulle province non saprei cosa dire, la Costituzione le abolisce, la riforma costituzionale le abolisce, è un percorso che è già in atto da tempo con lo scopo di ridurre evidentemente i costi della politica. Non me la sentirei di compiere valutazioni in proposito. Ok, è arrivato Costingo, quindi chiudiamo con lui, poi ricordiamo che alla fine chi vuole firmare per un referendum, per già dire queste cose, può firmare. Prego Costingo. Prima di fare un paio di domande al professore, volevo semplicemente chiedere
gentilmente a chi ha ricevuto le cartoline e voglia fare un'esperienza direi veramente molto costruttiva, molto, come si può dire, molto per conoscere cosa pensa la gente. Bisogna andare veramente al tavolo e sentire e provare, no? In generale la gente è molto sfiduciata, veramente molto sfiduciata, perché cosa ti dice? Ti dice che tanto non succede nulla. La sensazione che hanno le persone rispetto al referendum, dopo il, chiamiamolo, il fallimento del referendum sull'acqua, è proprio quello che non ha sortito nessun tipo, non è stato recepito, insomma, l'esito di 26 milioni di italiani che hanno votato per togliere i profitti dall'acqua, dalla gestione dell'acqua. E allora dai referendum non si aspettano più nulla. È successo quello che temevo, cioè che hanno distrutto, hanno svilito, hanno depotenziato uno strumento di democrazia, di democrazia diretta. E allora io quello che mi chiedo, davanti a tutta questa situazione, dove se voi andate in piazza troverete un sacco di banchetti, cioè i banchetti della CGIL, i banchetti che chiedono una firma per il Jobs Act piuttosto che la buona scuola, piuttosto, l'avete visti, no? Ce n'è veramente tantissimi, ce n'è tantissimi. E questo cosa dimostra? Dimostra il fallimento di una politica, secondo me, eh? Perché se i cittadini sono costretti ad andare in piazza, no? E non è, vi assicuro, non è facile, non è neanche molto piacevole. E questa è una cosa. L'altra cosa invece che volevo chiedere, ma siccome il professor Felice Desostri all'inizio del mese scorso aveva detto che tutto sommato la strada poteva considerarsi spianata per quanto riguarda l'illegittimità anche del Talicum, dal momento che il Porcellum è stato dichiarato illegittimo, è più o meno, no? È la fotocopia, comunque ricalca, e lui sperava addirittura, il professor Desostri sperava addirittura che la strada non fosse più lunga 7 anni ma un pochino più breve, e addirittura che arrivasse prima del voto. Io chiaramente non so, cioè non so, però professore, cosa pensa? Allora, prevedere il risultato di un giudizio di costituzionalità non è facile. La tempistica, mi risulta che sia già stata sollevata la questione. Di regola la Corte si pronuncia nell'arco di 9 mesi da quando è stata sollevata la questione, quindi è già stata sollevata, perché qualche giudice l'ha già sollevata, perché è stato organizzato, come è noto, un'attività molto intensa su tutto il territorio nazionale. A Messina. Cioè, quindi ne basta uno che l'abbia sollevata in realtà perché giunga alla Corte Costituzionale. Quindi non saranno più rapidi di 9 mesi allora? No, mi sembra che sia stata sollevata il mese scorso, se non sbaglio. Quindi la tempistica pressappoco è quella, in ragione del carico di fascicoli che anche la Corte Costituzionale deve affrontare all'anno. Prevedere un giudizio di incostituzionalità, questo è in effetti molto difficile, molto difficile. Io non lo do poi così tanto per scontato, ma il fatto che una legge sia o non sia incostituzionale prescinde dal giudizio se essa sia o non sia buona, sono due cose diverse. L'incostituzionalità è il contrasto con una norma parametro, con una norma della Costituzione. La bontà di una legge, questa è una valutazione politica che è senza parametri. Ho qualche perplessità con riguardo all'assenza di un requisito minimo per andare al ballottaggio ottenendo così il premio di maggioranza, perché come vi ho accennato prima, due coalizioni che oscillano intorno al 20% ciascuna vanno al ballottaggio ed è matematico che dopo il ballottaggio uno abbia il 50%, però è un 50% fasullo, non è un 50% vero. Quindi su questo punto potrebbe magari la Corte Costituzionale pronunciarsi in senso appunto dell'incostituzionalità, mentre quel 40% dovrebbe essere sufficiente, ma la circostanza che la Corte possa ritenere sufficiente il 40% non vuol dire che poi la legge sia buona solo per questo. Sono due giudizi completamente diversi, tenendo conto che la Corte Costituzionale pronuncia un'incostituzionalità soltanto quando lo ritiene assolutamente necessario.
perché in linea di principio le leggi vanno salvaguardate, perché sono comunque espressione di una volontà generale. Grazie. Prego, chiude gli interventi, buon Saladino. Sì, solo un secondo perché abbiamo fatto tardi. Mi pare di poter dire che la serata sia stata utile, che ci aspetta comunque ancora un lungo percorso di approfondimento. Credo che la campagna elettorale e che il clima si surriscalderanno un poco. Prevedo interventi mediatici massicci. L'importante è affrontare con criticità questa problematica così complessa, con una chiusa molto di parte, me ne assumo la responsabilità. Devo dire che il Senato non è stato abolito e che quindi lo slogan fondante della campagna elettorale del sì, che è abbiamo abolito il Senato, è uno slogan che si fonda su una falsità, perché il Senato della Repubblica non è stato abolito. Come pure, con un'altra chiusa pure di parte, mi pare di poter dire che il procedimento legislativo, il processo che condurrà le leggi, da come possiamo intuire rispetto a quello che è scritto lì, non sarà facilitato. Io non vedo nemmeno appunto realizzarsi uno degli obiettivi principali, cioè quello che è un po' un altro tema mantra, la sveltezza del procedimento. Io vedo, anzi, io sono molto preoccupato, perché ci sono tante probabilità che il procedimento si intasi, si perda, ci siano elementi di conflittualità, di concorrenzialità, quindi anche da questo punto di vista. Ultima cosa, ma noi risparmiamo sui costi della politica. Il risparmio sui costi della politica, che pure va assolutamente fatto, approvato, assecondato, si poteva e si può fare in tutt'altro modo. Grazie per la serata, buonasera.